Ma in realtà Matteo Salvini in aula oggi ha voluto ricordare, e soprattutto, che è meglio evitare in questi casi i facili trionfalismi, perché abbiamo visto anche in altre occasioni, insomma, che forse le questioni vanno approfondite meglio. Il fatto che questi soldi arriveranno comunque non prima della metà del 2021, indubbiamente è un elemento non positivo, perché nel frattempo diverse imprese rischiano di chiudere, i soldi servirebbero subito. Questi soldi non arriveranno dal nulla, nel senso che è evidente comunque che bisognerà recuperarli sul mercato, e nel bilancio europeo si parla o di nuove tasse europee, che quindi saranno comunque a carico anche dei contribuenti italiani, oppure ci dovrebbero comunque dovrebbero contribuire gli stati nazionali, che a loro volta è chiaro che si rivarrebbero sostanzialmente sugli stessi contribuenti italiani. Ci sono delle Dunque. precondizioni prima di accedere a questi fondi, quindi bisogna presentare entro l'autunno comunque un programma nazionale di riforme, e riforme che devono essere condivise dall'Unione Europea, e lì bisogna vedere l'Unione Europea cosa si attende da noi, perché se si attende dall'Italia quelle riforme che negli ultimi 30 anni nessun governo è mai riuscito a fare, diciamo che la strada è un po' in salita, ecco. Mantenendo un D'Alema. atteggiamento prevalentemente laico su questa misura, direi che forse prima di dire che siamo a posto, siamo tranquilli, che bello, arriva questa pioggia di soldi, insomma, direi che forse qualche approfondimento in più andrebbe valutato. Questo è il senso sostanzialmente della nostra posizione. Calenda, è così? E poi soprattutto le chiedo, tra poco, lo anticipava Sappino, si voterà.